E allora siamo qui con Francisco Veludo, portiere della FP Giovinazzo. Una metamorfosi dal primo al secondo, tempo. Si era illuso tutto il Palapanzini, però poi c'è stato un blackout da parte di tutta la squadra. Non so sia stata una metamorfosi nostra o loro, perché anche il primo tempo mi sa che loro erano un po' aspettativi. Noi abbiamo anche regalato tante, ma loro non hanno avuto la pazienza per arrivare più puliti in porta, perché secondo me è stato più di merito loro in primo tempo che merito nostro. Però dopo ci capita di stare 3-0 e lì è un momento che primo gol io paro, Renato col petto la metti dentro, gli altri due gol, tre, sono gol de comici, gol de che non so cosa posso io fare. E poi alla fine ascoltare meritiamo di più della parte loro, dobbiamo respirare e forse capire che è vero, che anche se io domani esco dal Giovinazzo, so che ci ho provato tutto, ci ho provato tutti i tipi di allenamenti, ci ho provato tutto con i ragazzi, di tutti i modi. E se non riusciamo, se non c'è qualità, se io non ce la faccio di fare anche io la differenza, dobbiamo capire cosa si deve fare di qua avanti. Pure io mi incluso in questo. Perché perdere così non è perché è Montebello, è il modo, e non è la prima volta, è la terza volta che ci mettiamo in pista così. Con 3-0 abbiamo dei ragazzi che sono in crisi in pista a urlare con i compagni, è una roba che noi Pino non lo controlla, io non lo controllo. È così, mi dispiace, però il messaggio è questo. Io in questo momento sono molto deluso, non so cosa fare più, provare di più, però sono qui. Abbiamo visto la tua reazione a fine gara con quella stecca sbattuta sul parquet, però il pubblico è dalla tua parte perché ha visto il tuo modo di giocare, il tuo attaccamento a questa maglia, e ciò che non si era visto forse negli anni passati. Il Giovinazzo deve ripartire già dalla trasferta di Follonica e poi qui verrà il Monza, quindi fare punti almeno per smuovere la classifica. Sì, quello, il mio modo di essere è quello. Se voi non mi guardate così in porta, vuol dire che siamo arrivati al... Per me già siamo arrivati, ma io sono venuto qua perché sapevo che c'era una... La gente era così, anche io fuori dal palazzetto sono così. Oggi, dopo 4 gol, hanno continuato a urlare principalmente per me, mi hanno caricato tantissimo. Non c'entra nulla con questo, è proprio impotenza. Il mio pensiero stoico di quello che non controllo io, non posso fare altro, sta arrivando a un punto che mi sta facendo male, perché ho lasciato tanto in Portogallo. Guarda, ci sono tante cose altro che l'hockey e la mia vita personale che mi fanno male ogni giorno, però io riesco ad arrivare qua, metto tutta la mia alma in pista. Se non riusciamo a fare punti, dobbiamo essere sinceri, per me va malissimo stare così, va malissimo pensare che possiamo andare in A2, va malissimo non cambiare niente, e non durmo neanche bene, è il mio modo di essere. Quindi questo è un messaggio alla società? No, a tutta la squadra. La società fa quello che può adesso, loro fanno la sua parte, noi dentro pista facciamo la nostra, punto. Grazie. Grazie io.